Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti all'ultima puntata di Mio Podcasting, episodio numero 47. Allora, in questa puntata parleremo di una bloggata che feci qualche annetto fa e che ha avuto parecchio successo, purtroppo, durante questa brutta fase di epidemia di coronavirus. La bloggata è intitolata Mondo Prepper, gli apocalittici italiani. Nella link che trovate in descrizione sarete catapultati appunto alla mia bloggata. Ora io in questa breve sintesi audio vi starò a dire brevemente che cosa ci trovate nella mia bloggata. Ci trovate praticamente vari filmati del mondo prepper, degli apocalittici italiani, documentario, un'introduzione, presentazioni di libri e varie filosofie, oltre a dei manuali. Se viene la crisi, un manuale svedese del 2018, Stato Maggiore della Difesa, un manuale del 1962 e un manuale vecchissimo del 1961 della Difesa Civile, oltre a interessanti links. Se ci avete tempo e voglia, dateci un'occhiata ai quattro filmati. In questa breve sintesi del podcast io vi starò a dire che in prospettiva il contesto che determinerà una prossima crisi da un punto di vista mediterraneo ed europeo sono informazioni che sono già note se si guarda quanto scrive l'IPCC oppure se si va in YouTube a ascoltare le conferenze scientifiche su clima, energia, demografia e valutazioni NATO sugli impatti di sicurezza nazionale circa il cambiamento climatico e la bomba demografica africana. Punto 1. Un mondo intorno al 2050 e quindi i decenni a venire, quindi il decennio 2020, 2030 e 2040, un mondo che sarà sempre più densamente popolato, quindi sempre più altamente competitivo, con guerre finanziarie e scarsità di risorse vitali, materie prime, terre fertili, acqua dolce, con crisi energetiche e danni da cambiamento climatico sulle attività umane. Cioè, in pratica, lo sviluppo del binomio tra cambiamento climatico e sovrappopolazione all'enne, che causerà impatti diretti a causa del cambiamento climatico con eventi climatici estremi sulle città, sulle metropoli, sulle infrastrutture e quindi farà sorgere la necessità di riallocare risorse finanziarie che sono scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti su nuove e vistose esigenze a discapito di priorità di ordine inferiore. Impatti diretti a causa del cambiamento climatico con variazioni climatiche, salita del livello del mare e o cambio del clima, con incisioni negative sulla produzione agricola, calo della fertilità delle terre, assottigliamento delle riserve d'acqua dolce, scomparsa dei ghiacciai, crescenti necessità di energia e dell'accesso alle sue fonti per mitigare i problemi causati dai danni di cambiamento climatico. Impatti diretti a causa del cambiamento climatico sull'accesso dai mercati alle risorse vitali, energia, alimentari, risorse idriche, semilavorati, materie prime, rare earths e quant'altro. Tutte risorse scarse da parte di una umanità in sovrappopolazione sulla Terra, scarse in termini di scarsità economica.
è ovvio che i bisogni primari insoddisfatti probabilmente faranno detonare collisioni violente di popoli sulla Terra per imporre una diversa redistribuzione delle risorse scarse. Nel mondo poi vi sarà una salita del livello degli oceani, si stima più o meno un metro e mezzo entro il 2050, inerzione di mini uragani mediterranei e tempeste stagionali in Nord Europa, anche a causa di bolle stagnanti, cicloniche e anticicloniche, per il rallentamento dei jet stream, un logoramento dei climi temperati che si trasleranno a nord nell'emisfero boreale e a sud nell'emisfero australe, ma questo impatto sarà minore dato che nell'emisfero australe ci sono meno terre emerse di quante ve ne siano nell'emisfero boreale. Poiché sulla Terra la quantità di terre emerse è concentrata appunto sull'emisfero boreale, l'erosione e la traslazione della fascia temperata sarà principalmente percepita nell'emisfero chiaramente boreale. L'umanità è ad oggi sul picco di Hubert, il 50% delle riserve di greggio sono già state consumate e restano un altro 50% che però è composto da petrolio difficile da estrarre e quindi sempre più costoso, anche in rapporto ad una domanda energetica ed alimentare che nel 2050 sarà pari a 3 pianeti Terra, valutando quindi un lifestyle europeo, e 5 pianeti Terra valutando invece un lifestyle nordamericano. È ovvio che non ci sono né 3 pianeti Terra nel nostro sistema solare da cui attingere le risorse, tantomeno 5 pianeti Terra da cui attingere le risorse, quindi vedete un po' voi. La desertificazione in Africa e nel Mediterraneo, dilatazione dei deserti, Sahara e Kalahari con la savana che diventa deserto, e contrazione delle foreste equatoriali africane con una savanizzazione secca di una larga fetta delle foreste equatoriali, shock idrici, cali delle rese agricole, carestie, epidemie ed uragani sulla costa ovest africana. Non essendoci in Africa da ripartire territori in altro modo, a differenza dell'Asia, il problema della sovrappopolazione dei 2,4 miliardi di africani si legherà indissolubilmente ai problemi di cambiamento climatico, causando contesti insolubili per gli europei. Saranno migrazioni apocalittiche in Africa da sotto la fascia subsahariana. Le correnti migratorie causeranno l'invasione e l'implosione del nord-est Africa, con la contestuale levata di Cartago, una realtà che poi purtroppo è attesa che sarà ostile ad Euroma. La penisola italiana segue il trend africano, è destinata a desertificarsi, diventando come l'Egitto odierno, quindi veramente un sasso secco, sino questo al blocco della corrente del Golfo, dove invece poi porterà solo su una parte della penisola italiana un certo qualche ristoro di acqua dolce. È attesa la canalizzazione del clima in Nord Europa per blocco della corrente del Golfo all'interno di un quadro ambientale mondiale che è in surriscaldamento globale. Migrazioni apocalittiche dall'Africa e guerre asimmetriche con scontri urbani in Europa, crisi etniche africane e guerra di ripopolamento, attacchi batteriologici e chimici con epidemie, massive nuclearizzazioni NATO nel Mediterraneo. Dal blocco della corrente del Golfo la penisola italiana avrà a migliorare leggermente la sua disponibilità di acqua dolce, invertendo in parte nel nord Italia la tendenza alla desertificazione. In Asia, accelerazione del processo di desertificazione con contestuale traslazione al nord della fascia del clima temperato ed impatti negativi con crescita del livello del mare e uragani, cambiamenti anche nella direzione stagionalità monsonica, quindi vedi a rischio della parte della Cina e ovviamente dell'India. Il deserto in Asia si espanderà nella steppa, la taiga diventerà steppa, la tundra diventerà taiga, il livello del mar polare salirà sia per il melting del ghiaccio nel polo nord ice free
che causerà ampi allagamenti di mare lungo le coste delle basse della Siberia, con drastici cambiamenti della morfologia geografica ed un relativo rapido scongelamento del permafrost, con un contestuale massiccio rilascio di quantità di gas serra. Questa è la famosa variabile incontrollabile di tipo climatico a feedback positivo per, diciamo, il contesto asiatico, incontrollabile ovviamente per il mondo. Infine abbiamo che la possibilità di una contestuale guerra simmetrica in Asia con oggetto la Siberia, questa se la Siberia non sarà venduta a pezzi ai grandi players in Asia che necessiteranno di una migrazione. Se questo non accadrà, avremo una terza guerra mondiale in Asia, in lotta tra aggressor e defenders. Questo è più o meno tutto. Se volete approfondire, diciamo, la bloggata, io vi rinvio ai link presenti in descrizione del file di YouTube. Ciao, alla prossima!